Spegniamo l'aria condizionata e via. Che botta, è un aereo sta auto. Ragazzuoli, buondì, partiamo con questo video. Siamo stati un po' sballottati, infatti non sappiamo né io né lui cosa siamo venuti a fare, lo sappiamo. Però non conosciamo nessuno, siamo in un ambiente un po' diverso da quello della bici. Siamo a Roma, per la precisione vicino a Vallelunga, e siamo stati invitati, in questo caso per quanto mi riguarda, da Tocca a questo evento in collaborazione con Smart e Mercedes-Benz. Stiamo provando la Smart Number One. Uno, Smart 1 number 1, hashtag 1, non so come si possa pronunciare, dopo ci informiamo. Veicolo elettrico, SUV, e giusto perché siamo quelli sportivi, quelli della bicicletta, quelli dell'action sport, ci siamo accaparrati la versione Brabus, quella più potente, quella più performante. Detto questo, adesso facciamo un po' di chilometri, vediamo come va questa macchina, e poi il pomeriggio facciamo anche un girettino in bicicletta con le TOC che conosciamo già. Facciamo una piccola comparativa tra veicoli elettrici e elettrici, anche perché questa macchina è totalmente elettrica, anche perché sentite di rumore, ce n'è veramente poco, nessun motore endotermico, e secondo me è una bella comparativa, anche perché la mia prima auto è stata una Smart 4x, quindi è anche abbastanza rievocativo. Arrivati in autodromo. Buondì. Buongiorno. Buongiorno. Sempre dritti, piano piano, cortesemente. Ok. Gli altri miei colleghi che vi attendono. Grazie. E comunque abbiamo un po' smanettato su questa number one, e devo dire che abbiamo ovviamente subito impostato la modalità Brabus, risposta gas incredibile e ti incolla al sedile, ma adesso chiederemo più informazioni a riguardo. Detto questo, già tutti pronti, vedo già anche i ragazzi di TOC messi lì con gli stand e le biciclette che andremo a provare nel pomeriggio. Sedile si sposta quando apri la portiera per aumentare lo spazio. Ciao Andrea, piacere. Piacere Andrea. Comunque oggi giriamo, cioè ritorniamo a girare sulla Gran, che abbiamo provato a finale Ligure, tra l'altro con un montaggio da paura, tutta Fox 38, Grip 2, Flutix 2, AXS, non il T-Type, ma comunque AXS, cerchi crank, ci sono già pure i pedali, io me li sono portati pure da casa, e freni XT, ovviamente anche gli altri utilizzeranno lo stesso tipo di bici, e sono curioso anche di vedere cosa diranno. Prima volta ragazzi per me a Vallelunga, tra l'altro, vedo sempre i video, ma non ci sono mai stato, sembra molto figo, tra l'altro mi dicevano c'è qui un evento Lamborghini, stanno girando come i pazzi. Comunque sono contento che ci saranno due giri diversi con le bike, quindi qualcuno farà il giro diciamo tranquillo e qualcuno farà il giro un po' più impegnativo. Adesso facciamo un po' a spiegare tutti i dettagli su questa nuova Smart e poi ve la racconto, perché anch'io non sono molto esperto, quindi ci facciamo spiegare le cose. Qua fuori i ragazzi stanno montando i portabici, tra l'altro una cosa che mi fa un po' strano vedere su un'auto elettrica un portabici col gancio traino, però molto figo, ed è questo anche il motivo per cui c'è questa collaborazione con TOC. Direi che abbiamo fatto la scelta migliore a prendere quella rossa Brabus, la più cattiva. Bici caricate, cambio pilota e si va, bisogna scannare. Hai capito, autista? Devi passare dal lato giusto, eh? Quindi anche qui la parte di ricarica e induzione. Abbiamo il nostro super schermone. Hello! Pure in tedesco, italiano. E mi raccomando, sicurezza, casco allacciato. Sempre. Prudenza, sempre. E si passa anche sul sterrato. Stiamo cercando di capire se ci hanno castrato togliendoci la modalità Brabus, oppure è così, perché siamo usciti dalla modalità conducente. Cioè, fa vedere due sgommate. Qui possiamo anche partire, andare a fare il giro in bici già impolverata. Siamo già a posto così. Vuol dire di aver già fatto. Andiamo a fare due sgasate con la macchina. Secondo me sì. Grazie. Prego. Che bellino qua. Che figata. Cercando trail per i fatti nostri, perché mi sa che il giro di oggi sarà molto molto semplice, ragazzi. Oh.
attenzione, strade ripide, concezione di ripido da rivedere, ragazzi. Questa concezione di ripido da rivedere. Dovete venire a fare un giro sul Garda. Comunque era un po' che non usavo la Gram, anche perché al Bike Connection c'era Ducati con la sua versione della Gram. Tra l'altro una colorazione paura, bellissima. Montaggio ovviamente top, tutta Ohlins, molla, freni, braking, insomma montaggio veramente da dream build. E mi ero dimenticato di quanto questa bici sia straleggera sul davanti, cioè viene su che è un piacere ed è una figata. L'unica cosa che dico sempre anche ai ragazzi è che per come sono fatto io, per come guido io, mi piacerebbe ricevere la bici con la possibilità di alzare il manubrio un po' di più rispetto a questo. Magari se riusciamo a fare un paio di single track sarebbe bello qua, visto che ci sono queste collinette. Però noi puntiamo al giro in pista con la Smart, o a fare un paio di curve fatte bene. E l'anno prossimo Coppa Italia di H. Simo Tartana. La puoi chiudere così. Ma che posticino. Sì, qua veramente da gravel vero. Però dobbiamo tornare a Roma, ragazzi. Che Simon tutte le volte ci dice di venire a provare sentieri enduro appena fuori dalla città. Quindi mi è rimasta con la voglia addosso di provare qualcosa di figo. La discesina tecnica, occhio qua, che è roba difficile. Cioè, in realtà sta roba qui è proprio quella che poi ti trova a trovare nelle peggio situazioni, con tutto sto smosso imprevedibile. Più pericolosa sta roba qua che un single track, quello è poco ma sicuro. È troppo tecnica questa? Qua è tecnica, qua è la succede. Tra l'altro qua sono convinto che ci sono anche un sacco di trail su queste collinette, ma ne sono più che sicuro. Ah, malissime le spine, quindi sarebbe solo da sapere dove sono. Per carità, cosa avete detto? Infatti, il cavalletto sulla bici così. Ma io volevo quello centrale però, di cavalletto. Certo. Qui c'è tutta la cascata che poi prosegue e va a beccare il Tevere. Tra un po'. Bravi ragazzi! Bravi, bravi tutti! Che posticino, ragazzi! Molto figo, sì. Calcata! Andiamo a vedere. Va. Senti che gamba, senti che gamba! Va che posto? Ma che figata! Andi. Va che robetta di posto! Ma che ti hanno preparato le poltrone? Ma io questo posto l'ho già visto, perché mi sembra di esserci già stato. Io ho un déjà vu. Mia via qua, un pelo strettina, a curvare. Ok, arrivati a destinazione, lì ci sarebbe il pranzo, ma io ragazzi sono lì giù al lavoro e sono molto più curioso di provare la macchina piuttosto che fare il pranzettino, che non mi serve assolutamente a nulla. Quindi riprendiamo la nostra Brabus e andiamo a farci un giretto. Quindi cinture alla mano, tac, e andiamo a farci un giretto così. Anche perché sono veramente curioso, questa l'hanno usata, un po' l'hanno scannata perché al 62% di batteria, però ancora 219 km di autonomia. A questo punto, non so se si vede, qui c'è un dashboard integrato HUD, HUD, non so come volete chiamarlo, che si proietta sul parabrezza e si hanno le informazioni di velocità e di navigazione. Poi lo schermo qua è gigante, poi abbiamo un mini schermo qua davanti, che in realtà è super comodo perché ti dà tutta la visuale attorno all'auto, dei veicoli che sopraggiungono e che ci precedono. E qui abbiamo la solita rimanenza di chilometri con percentuale della batteria, chilometraggio. Qua abbiamo tutte le impostazioni che possiamo avere da qui con lo Smart Pilot attivo, super comodo. Prima l'abbiamo provato con Line Assist e Cruise Control adattivo, infatti abbiamo i sensori che ci fanno vedere la distanza qui impostato. E per il resto ragazzi, cioè, super comfort, sedile adattabile avanti e indietro, ma dopo facciamo una ripresina. Ma adesso direi che andiamo a provare la macchina perché voglio vedere come va. E si va, ma da una sensazione dell'elettrico è imbarazzante, veramente imbarazzante. Comunque questa è la prima auto elettrica che provo ed è super strana la sensazione sotto il piede, perché sembra praticamente un kart di quelli elettrici. Non si ha una curva di coppia, è stranissimo, non è come un motore endotermico che ha bisogno di prendere giri per reagire. Qua si fa una curva, si pianta il pedale giù e la macchina va. E questa macchina in versione Brabus, questa numero 1, ha ben 400
30 cavalli, qualcosa del genere. Quindi quando si dà il gas schizza via, che è qualcosa di incredibile. Più quattro ruote motrici, quindi nell'arrivare abbiamo beccato un pochettino di ghiaino, la macchina è partita ma controllata tranquillamente. Mamma mia, che figata. Abbiamo fatto anche qualche domandina al CEO di Smart Italia perché eravamo curiosi della effettiva durata batteria e di, insomma, di un utilizzo standard di un veicolo come questo, perché anch'io ho i miei grossi dubbi per quanto riguarda le macchine elettriche, dato che, come vi ho detto, non l'ho mai utilizzata una, questa è la prima, e mi piacerebbe averla qualche giorno per rendermi conto di cosa vuol dire usarla come daily. Sicuro col gancio traino sarebbe un veicolo da utilizzare, perché per quanto riguarda bike park e tutto il resto si potrebbe utilizzare senza problemi. Alla fine è piccolina, perché alla fine è molto molto piccola per essere un SUV come auto. Da guidare è proprio una lama ed è bellissima per adesso, per i chilometri che abbiamo fatto. E dentro è spaziosa, perché in realtà a livello di spazio io ci sto da Dio, anzi il sedile si può ancora abbassare per avere una posizione un po' più sportiva, un po' più rilassata. E a livello di spazio, nonostante sia alto 1,80, comunque ce n'è. Rifiniture praticamente sono da Mercedes e si vede, perché comunque tutte le plastiche, le bocchette sono tutte fatte molto bene, tutte in materiale metallico. E diciamo che sull'infotainment ci siamo, perché è più o meno quello che troviamo su tutte le auto moderne, tutti i controlli al volante, per l'infotainment, per gli aiuti alla guida. Poi non sono un esperto di auto e quindi non è questo il mio lavoro, però ve ne parlo un po' da appassionato di questo mondo e spero di darvi un po' di feedback che possono essere un pelo realistici. Eccola, adesso ci siamo con la Brabus. Prima non so perché non me la faceva impostare e invece adesso ce l'abbiamo, e da sport a Brabus cambia totalmente la risposta del gas e quanto va la macchina, che è molto molto divertente in realtà. E dicevo, mi piacerebbe averla come daily, non solo per provarla quotidianamente, utilizzarla come macchina tutti i giorni, ma per farsi anche viaggi come la utilizzo, come utilizzo la mia macchina di tutti i giorni. Quindi fare magari parecchi chilometri, fermarsi a fare ricariche in giro e vedere un po' com'è l'esperienza, perché non vi nego che ho guardato parecchi video riguardo all'autonomia di veicoli elettrici, perché ero curioso di capire nella vita di tutti i giorni cosa potesse comportare avere un veicolo elettrico. E quindi insomma sono curioso, madonna, ma che andare. Prima, parlando con il CEO, ci ha detto che lui l'ha utilizzata per fare una tratta Milano-Roma e si è fermato solamente a fare una ricarica dopo 300 km e basta. E la ricarica con una fast charge ci mette dal 10 all'80%, se non ho capito male, 20 minuti, cioè meno di 30 minuti insomma. Il che è molto comodo, e tra l'altro è possibile ricaricarla anche a casa con la colonnina fino a 20 kW di potenza, ed è super, secondo me, interessante, perché alla fine se ci troviamo anche in una zona dove non c'è una fast charge e abbiamo bisogno di ricaricarla a casa o in un posto non provvisto di infrastruttura come questa, è molto molto interessante questa cosa. Ma la cosa che secondo me è più figa dell'avere la macchina elettrica è il fatto che abbiamo una macchina che si trasforma da una, praticamente una station wagon, una macchina, un SUV, insomma una macchina, un utility vehicle, quindi super calmo, con consumi bassi, con una guida rilassata, tanto spazio all'interno, con un click si trasforma, diventa una macchina che quando diamo gas schizza in avanti, che non è per niente banale. Mamma mia, che andare. Poi c'è proprio quel comportamento da quattro ruote motrici, che quando parte in curva gli dai gas e la macchina poi schizza fuori dalle curve, anche se parte leggermente magari sul dietro. Bellissimo. Non so se posso farvi vedere questa cosa, ma ve la faccio vedere lo stesso. 0-100. Spegniamo l'aria condizionata e via. Mamma mia. Mamma mia, che botta! Che botta! È un aereo sta auto. E non oso immaginare auto con 5, 6, 7, 800 cavalli elettriche quanto possono andare forte. Tralasciando la parte estetica, che può piacere o non piacere, forme molto tonde, secondo me non è
non è assolutamente male come auto, mi piacciono le forme da SUV-ettino da città, e ovviamente per tutti i veicoli elettrici si guarda secondo me anche da tutta la parte aerodinamica, quindi avere forme meno spigolose e un po' più aerodinamiche sicuramente ci può far salvare tanta batteria. Però secondo me non è assolutamente male, è bella aggressiva, me la immaginerei anche in versione magari VRC abbassata con un po' di appendici aerodinamiche, secondo me potrebbe diventare un mezzo molto interessante. Cerchi 19, quindi anche belli grandi, ci sono due motori che forniscono potenza a tutte e quattro le ruote, trazione integrale, fanalaria interiore che si collega con questa striscia, secondo me bella aggressiva, e versione Brabus che ha anche queste prese d'aria che la fanno un po' più racing rispetto alla versione standard. L'autonomia ci hanno detto arrivare a 400 km per questo modello, quello diciamo standard arriva sui 420-430, che secondo me non sono niente male. Se anche fossero 300 effettivi, per me sarebbero più che sufficienti per tutte le attività diciamo normali, e soprattutto con tempi di ricarica veloci secondo me può starci. Gli interni, come vi ho detto, super curati, i sedili Brabus sono veramente una bomba, con questi tessuti che sembrano alcantara interfacciati a queste plastiche rosse, come anche le cinture, molto racing, con anche le cuciture. Volante stessa cosa, abbiamo tutti i comandi, tutte le impostazioni, l'infotainment l'avete già visto, e qua abbiamo 1000 scompartimenti, qua due posti per i bicchieri, qua la fessura per mettere lo smartphone, qui abbiamo anche la ricarica wireless per lo smartphone, due prese USB-C che si collegano ovviamente anche al CarPlay. Una cosa molto figa è questo scompartimento refrigerato, quindi possiamo metterci bibite o acqua per tenerle in fresca, e possiamo sia spegnerlo che utilizzarlo appunto come mini frigo. Qua sotto c'è una marea di spazio sul tuner centrale, non da sottovalutare, e anche al posteriore, maniglia, non mi fa impazzire questo sistema, ma ripeto, fa parte di tutte le furbate che si fanno per aumentare la penetrazione aerodinamica. E anche dietro, alla fine, anche per me che sono alto, comunque di spazio ce n'è anche sopra la testa. Maniglie, che sono la cosa che adoro, perché in ogni mezzo in cui salgo da passeggero mi ci attacco sempre comunque. Anche qui abbiamo le bocchettine, due prese USB, un USB-C e un USB di tipo classico A. E una cosa che non vi ho fatto vedere tra l'altro prima è il mega tetto panoramico, veramente giga enorme. Bello. Presa di ricarica con i due tappi in base al tipo di ricarica che vogliamo effettuare, qua ci sono anche le varie indicazioni, baule automatico come su tutte le auto di ultima generazione. E una cosa che ho scoperto adesso è che con la leva sotto la panca di sedili posteriori è possibile arretrare o avanzare la seduta recuperando spazio dietro. Ovviamente poi lo schienale con il cinghietto si abbassa e quindi recuperiamo un sacco di spazio. Non ho idea se ci stia una bici smontata con entrambe le ruote, ma secondo me sì, se ci sono con entrambe le ruote, ma forse anche senza togliere entrambe le ruote, solo l'anteriore. Sicuramente la bici a corsa ci sta, mountain bike non lo so. Comunque ci sono soluzioni molto furbe, a parte la collezione di caschi di Stefania e Stefano. Gancetto per attaccarci i cinghietti, qua porta oggetti, ovviamente qua c'è il suo separé. È veramente furba come macchina alla fine, cioè per essere piccolina, perché alla fine non è molto grande. Richiudiamo tutto e ritorniamo verso il ristorante. Ah, tra l'altro guardate anche lo spessore dei vetri, comunque questo è un altro dettaglio che rende poi la guida molto silenziosa e comoda. Detto questo ragazzuoli, direi che torno verso appunto il nostro ristorante, mangiamo qualcosa e poi dobbiamo scappare perché stasera abbiamo di nuovo l'aereo per ritornare verso casa. Come vi ho detto, mi piacerebbe chiedere a Smart questa auto anche solo per qualche giorno, per provarla a livello daily e capire se può essere la soluzione per tanti di voi che magari abitano in città, hanno bisogno di un veicolo elettrico, magari vogliono un veicolo elettrico ed è la prima volta che ne acquistano uno, e però vogliono utilizzarlo anche per fare sport, magari non solo la bici ma anche andare a sciare, insomma fare tutte le attività outdoor che ci piacciono tanto. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate, magari vi terrò aggiornati poi se riesce a organizzare qualcosa. Lasciate un like, iscrivetevi al canale se è la prima volta che arrivate qui, e noi ci vediamo alla prossima. Mi spiace oggi per il riding poco succoso, ma ho preferito concentrarmi su questo mezzo, dato che cioè, avendo una partecipazione di media così automobilistica, il riding è stato veramente molto semplice e non come quello che siete abituati a vedere sul canale. Niente, riaccendo i 400 cavalli della number one e ritorno in modalità breve.